E con le immagini siamo veramente arrivati alla fine di questa 2 giorni del Pasqua pedalando, ovvero Pasqualando. L'evento è rinominato così già dall'anno scorso. Siamo arrivati, diciamo purtroppo perché ci dispiace di essere arrivati in fondo. Sicuramente una giornata impegnativa anche quella di oggi. Intanto Federico Micheli con i giudici di gara pronti a dare il via all'ultima gara, quella della categoria, quella della handbike. Presenta anche Nico Demo Fioravanti, che è referente del CONI per quello che riguarda il Paralimpico, il settore paralimpico di cui fa parte proprio l'handbike. Stiamo vedendo nel dettaglio due atleti che, pensate, vengono dalla Russia. E sono qui ovviamente Ivan Parfleyuk, mentre l'altro si tratta di Ruslan Kuznetsov. Questi sono i due atleti davanti, quelli che sono passati poi in questo momento sono Glisone Alberto e Yaris Yazik. Questi sono altri atleti. Poi abbiamo Grazia Colosio che sta passando ora in questo momento. Diciamo che da loro possiamo imparare molto, perché è un settore che, parlando anche con Nicodemo Fioravanti, che lui lo segue da tantissimi anno nel settore paralimpico, può darci tanto. Diamo un grandissimo saluto intanto a Samuele Manfredi, che non è potuto essere presente. Mandiamo un grandissimo saluto, però questi ragazzi ci possono insegnare molto, veramente, perché molte volte quando si pensa che abbiamo delle difficoltà nella vita, loro ci insegnano a non mollare mai, come era anche Alex Zanardi, a cui anche a lui mandiamo un grosso saluto, perché veramente, no, vedere questi atleti che si danno veramente, che danno l'anima, che si allenano, perché pensate, si allenano più di tre, alcuni si allenano anche più di 3 ore il giorno, quindi molto di più di altri, no? Pensate ad esempio che Alberto Glisoni è un normodotato, un normodotato, come si dice in gergo, però è così, ecco. Intanto li stiamo vedendo veramente passare. C'era la maglia anche di campione regionale, vinta in questo caso da Rossano Baronti per quello che riguarda la MH4 e Jazik Yaris per quello che riguarda l'MH3. Questo è l'arrivo e noi andiamo alle interviste di rito. Qui è arrivato con noi anche il presidente Franco Biagini. Franco, allora una giornata incredibile che si è conclusa anche con l'handbike, no? Sì, bene, bene, bellissimo. Non è la giornata, ma sono le giornate, ma anche le giornate che hanno preceduto a questa manifestazione, perché noi siamo impegnati, specialmente quelli in pensione, siamo stati impegnati per 2 settimane. Sembra tutto facile, però ecco, ce l'abbiamo messa tutta, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Che dire, l'anno scorso abbiamo ricevuto tanti elogi per questa manifestazione, per cui era doveroso, da parte mia, da parte dell'altro presidente, di tutti quelli che hanno collaborato, ripete la manifestazione. Io sono contentissimo. Ieri è stata un'apoteosi incredibile con i bambini. Anche oggi è andato tutto bene, c'è stata qualche caduta, però niente di importante. Però io voglio ringraziare soprattutto tutti quelli che hanno collaborato con me, perché sono stati eccezionali. Io, d'altra parte, io sono uno, io metto l'esperienza, va bene, però qui dopo la forza ce la mettono quelli giovani, per cui io non posso fare nulla senza di loro e non potevo fare altro. Quindi io devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per questa manifestazione. Do you return next year here in Punta Egola? We're gonna do our best to come back, yes. Allora, abbiamo sentito, intanto congratulations, abbiamo sentito un po' le parole, hanno detto che torneranno sicuramente qui a Punta Egola, gli è piaciuto sicuramente il percorso e soprattutto ci hanno confermato quello che ci avevi già detto, che saranno a massa, quindi un'altra cosa importante. Quindi ti lascio giusto una chiusura, Nicodemo, per commentare anche te questi due ragazzi che veramente sono andati forte. Sì, sono andati veramente fortissimo, io come ripeto non li conoscevo. Vedo che sono due ragazzi, abbiamo anche sicuramente anche l'atleta, l'altra ragazza lì che correrà a Marina di Massa anche lei. E niente, io rinnovo di nuovo alla società che ha organizzato questa cosa, questa manifestazione, una bellissima manifestazione.
due giorni qua a 1100 atleti, quindi diciamo tutto con questa cifra. Ringrazio loro perché mi hanno già confermato che il prossimo anno stiamo già lavorando per il prossimo anno, quindi anche gli atleti russi, se vorranno venire, non saranno qua da noi i nostri ospiti. Il Comitato regionale del Paralimpico sarà ben lieto di aiutare il Pontaegola e l'altra società, che ora mi sfugge il nome. Quindi grazie veramente, veramente, veramente a tutti. Ecco, abbiamo sentito Nicodemo Fioravanti, abbiamo qui i nostri due ragazzi, hanno fatto una grande gara, ma non è solo la vittoria, perché è veramente un segnale importante che le due società che hanno organizzato Pasqualando hanno dato. Si è parlato del ciclismo giovanile, ma soprattutto si è chiuso con un messaggio importante, quello del Paralimpico, con questi due ragazzi che io dico, non solo loro, ma tutti quelli che hanno corso, ci insegnano sempre qualcosa e da loro possiamo imparare molto. Quindi chiudiamo con questo, vi ringraziamo di essere stati con noi. A questo punto aspettiamo solo per i prossimi appuntamenti. Siamo con Paolo Ferrali, allora te ti conosciamo come biomeccanico, come di tante formazioni, però qua oggi a Pontaegola ovviamente ti possiamo dire che sei stato un po' il testimonial, no? Di quella che è stata la gara dell'end bike, un movimento sempre in crescendo e anche un modo anche per far fare sport anche a quelle persone che magari hanno avuto un po' di sfortuna. Sì, tutto questo mondo sta crescendo tanto grazie alla sensibilità delle persone e diciamo che a livello internazionale c'è veramente un fermento esagerato. È stato stupendo essere testimonial in questi giorni di sport e mi ha riempito tanto il cuore vedere un flusso così grande, perché lo sport fa bene non solo ai disabili, e fa bene anche ai ragazzi giovani che seguo ormai da tanto tempo, e tutto questo mi riempie di gioia. E, bellissima organizzazione, è veramente stupendo essere qua a testimonial. Grazie a tutti e a tutta l'organizzazione, è stato bellissimo, grazie. I membri del Comitato regionale toscano, oggi è Pasqua, Saverio Metti, presidente del Comitato regionale toscano, Mauro Renzoni e Davide Fabri, due vicepresidenti, poi il presidente dell'Unione Ciclistica Santa Croce dell'Arno, Pedro Micomeli. Parte con te Saverio, ovviamente si è rinnovata questo Pasqualando, due giorni per festeggiare la Pasqua in bicicletta, pedalando. Ma io credo che, come gli ho detto a Federico, bisogna essere matti per fare queste cose qui, però quella pazzia positiva, bella, no? Questa è una manifestazione che non ha uguali e siamo contenti che avvenga proprio in Toscana, perché insomma questi due giorni credo che qui si siano visti tutti gli atleti che si potevano vedere, della disciplina della strada ovviamente, e questo ci rende molto felici. Poi è anche l'occasione perché, sai, dopo due anni che siamo qui, e si lotta tutti i giorni perché le chat sono piene, perché dalla mattina alla sera si diventa matti, e onestamente loro si vedono un po' meno, invece dovreste parlarci di più perché fanno parecchio, ognuno nel suo settore chiaramente, perché ci siamo divisi i compiti, però non è che ci sono solamente io, ci sono loro, e sono contento per Pasqua di essere qui a fare un'intervista insieme a loro. Ecco Davide, passo con te, insomma danno anche un'occasione ovviamente al femminile, no? Chiaramente, che si dice sempre c'è poche corse nel femminile, poi quest'anno il trofeo Rosa che ha diciamo inglobato anche altre regioni, una cosa importante. Sì, è importantissima, come diceva Saverio, questi due giorni qui è un primo lancio anche per il trofeo Rosa in Toscana. Quest'anno è entrata la Lombardia, quindi verranno fatte 24 gare del trofeo Rosa. È un impegno anche bello grosso per le società, per la società San Miniato Santa Croce, che è qui che organizza insieme a Micheli. Quindi è un grosso cambiamento epocale per la categoria femminile quest'anno, diciamo così. E i primi in Toscana siamo qui, quindi fa piacere. Ecco, Mauro, ieri c'è stata ovviamente la prima della due giorni, abbiamo visto tante categorie, però la cosa più bella è vedere la chiusura con i giovanissimi, quindi praticamente dagli under 23, che praticamente sarebbe l'apice, poi si passa al professionismo, siamo passati ai giovanissimi. È anche un segnale, no? Per far vedere magari i più grandi, vedere com'erano una volta. Far vedere i più grandi com'erano una volta e far vedere a quelli più piccini cosa si trovano a fare quelli davanti, quelli più grandi. Io ieri sono rimasto contentissimo per vedere. Io dico, c'era 318 partenti giovanissimi. Questo era come un meeting, no? Un meeting nazionale strada. Ma poi ho visto parecchie persone, molte persone, rispetto alle altre gare che c'era stato prima. Erano triplicate le persone.
Ecco, qui con noi è arrivata Justin Matera, che l'anno scorso eri già presente a questo Pasqualando, hai rinnovato ovviamente la tua presenza, che diciamo ormai è un appuntamento fisso per Pasqua. Sì, non poteva mancare, anzi la Pasqua non sarebbe la stessa senza questa gara. È una gara, una giornata bellissima, la Toscana la amo perché poi ho studiato a Firenze e si sa, è sempre un piacere venire qua a correre. Ecco, chiudo con te Federico, 12 gare in 2 giorni, no? Si è detto mille volte, bisogna essere dei folli per pensarlo, però probabilmente quando si sta in questo ambiente si fa tanto per passione e magari... Qui ho detto una famiglia, quella dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno insieme alla Ciclistica San Miniato e Santa Croce. E poi ovviamente l'importanza di dare alle ragazze, al Paralimpico quest'anno, veramente vi siete dati l'impegno al 100%. Sì, il Paralimpico diciamo che è stata la ciliegina sulla torta. Logicamente è un impegno, te lo sai, voi lo sapete, mostruoso, mettere in campo tutte queste forze è una cosa impressionante. Quando si arriva a questi giorni siamo stanchi, si dice basta, non si fa più, però ieri sera, se vi devo dire la verità, si è già fatto il percorso per l'anno prossimo e si è già fatto già la disposizione dei mezzi per l'anno prossimo. Quindi, la salita l'anno prossimo. Sì, infatti ci sarà la salita l'anno prossimo, usciamo dal percorso, ci sarà già tutta una serie di iniziative diverse. Non è facile migliorarsi perché veramente quest'anno abbiamo raggiunto un bel livello organizzativo, però... Ci sono delle cosettine che noi organizzatori capiamo dove abbiamo sbagliato, quindi per un altro anno ci saranno delle importanti novità e vi terremo aggiornati anche perché voi siete la nostra voce, la nostra televisione di riferimento, quindi sarete i primi a saperlo e con l'occasione voglio ringraziare tutto il comitato regionale di cui faccio parte con orgoglio e che sono sempre presenti con me.